Consiglio comunale di giovedì prossimo, innanzitutto avremo la surroga, l'ingresso di una nuova consigliera, Maria Antonietta Scognamiglio, che sostituisce il consigliere, l'ex consigliere del PD Andrea Ferrante, chiamato dal sindaco Filippeschi a far parte della giunta. Quindi il consiglio si aprirà proprio con l'ingresso di questa nuova consigliera. Un altro atto, sempre a seguito di passaggi di consiglieri all'opposizione, sarà la riformulazione delle commissioni di controllo. Il consigliere Landucci, in rappresentanza del gruppo misto, sostituirà il consigliere Paolicchi nella prima commissione di controllo e garanzia. Ma ci occuperemo anche di argomenti di grandissima attualità. Qual è l'emergenza profughi? Il gruppo di Una città in comune ha chiesto che ci possa essere un confronto su questo argomento, che peraltro è stato sollevato anche da altre forze politiche. Ricordo un question time del gruppo di Noi Adesso Pisa, poi ritirato, quindi comunque l'argomento è all'attenzione della città e all'attenzione delle forze politiche e del Consiglio Comunale. Quindi sarà una discussione importante in cui anche l'assessore Capuzzi potrà illustrare quella che è attualmente la situazione e quindi potranno essere sollecitati poi anche da atti di indirizzo del Consiglio Comunale alcune possibilità e eventuali soluzioni per come poter dare risposta a questa che è una situazione di emergenza, in primo luogo per chi si trova a vivere situazioni di conflitto e quindi in qualche modo a lasciare i propri paesi, e una situazione poi di difficoltà anche per chi deve comunque dare un'accoglienza che sia dignitosa per questi soggetti. Quindi credo che anche questa volta sarà un consiglio ricco, importante, su temi estremamente attuali. Quindi ecco, credo veramente che sia importante anche per chi voglia poter seguirlo anche tramite il canale dedicato alla comunicazione del Consiglio Comunale. In parte andrà in diretta video, in parte andrà in diretta audio, quindi chi è interessato può seguirci sicuramente.